Bene. Simone è una mamma oggi qui al Parco della Scienza, perché è venuta per parlare con l'assessore Core. C'è questa problematica sulla gestione dei nidi comunali. Lei non ci ha capito molto su questa presunta esternalizzazione, è preoccupata un po' per i propri figli, i bambini che lei già porta all'asilo nido Pinocchio. È una situazione un po' da capire che succederà a settembre. Perché vuole parlare con l'assessore Core? Allora, io vorrei innanzitutto capire come mai non siamo state, non dico tanto interpellate noi mamme, ma quantomeno avvisate su quello che ci succederà, che cosa succederà ai bambini, chi troveranno all'asilo, ci sarà continuità per questi bambini, perché già facciamo tanta fatica a lasciare i piccolini, ad affidarli a delle figure che per noi sono di riferimento ormai, per quanto mi riguarda, da 2 anni, da 3 anni. Quindi immaginare che possa esserci un continuo cambio, una continua precarietà, magari anche a persone che sicuramente saranno formate, ma che magari non hanno il tempo di abbracciare anche la filosofia di ogni determinato nido, perché io ho scelto quel nido perché, ad esempio nel mio caso, so che porta avanti una linea di metodologica della famosissima Anna Ferrante, quindi mi piacerebbe che le persone che potrebbero entrare a lavorare nel nido siano comunque un po' instradate, che abbiano il tempo di abbracciare quella metodologia. Le persone anche preparate. Esatto. Qui oggi a manifestare, da mamma ovviamente, non c'è nessuna associazione dietro, è solo una mamma oggi, Simona, che manifesta. Vediamo, c'è anche la bicicletta. Nidi al pubblico, che avete paura? Sì, che... è chiaro che a noi sentire esternalizzazione non fa paura, come... non abbiamo capito bene che cosa possa significare. È chiaro che per noi significa un po' privatizzazione, quindi si può cominciare cauti, però si sa dove si va a finire con le privatizzazioni, quindi un allontanamento dal pubblico, da quello che abbiamo lottato così tanto per il servizio pubblico. Noi siamo sicure che magari si partirà bene, però poi in futuro, quando finirà l'appalto, quando verrà scelto l'appalto a minor costo, perché poi si sa, le gare d'appalto sono quelle, vanno in base al mercato, immagino, io non ci capisco granché, però la paura è quella.